Scherziamo, ora dobbiamo sfuggire a un'eruzione di vento. Se passiamo la diga ci salviamo dallo Stormwall. Ah, c'era anche il capitolo 5 qua, non me lo ricordavo. Andiamo, muoviamoci. E qua. Ma male, ma molto molto male. Cioè, non vedo l'ora di arrivare alla fine di sto... Io odio le missioni qua col vento. È fastidioso il vento. Ci sono dei droni. Ma si attaccassero un po' al cazzo. Dai, 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 via! Johnny, muori! Da quella parte, Zion! Non vedo cose per spostarli. Non so come fermarli se non sparando a raffica. Sì, ma vorrei evitare di doverli sparare veramente a raffica. Si fa lunga la questione. Questo mi cammina in testa se non mi sposto. Vai, muori, 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 muori. Oh, c'è... C'è sta stanzetta comoda, comoda. Non l'avevo vista. Non sarebbe male. Dai. Ok. Grazie. C'è ancora un tizio normale. Il vento mi sta spostando. Oh, porca puttana, ho sentito il rumore del Lancer. Musica epica, però glielo devo concedere. Ok. Vieni qua. Ci siamo tipo grabbati a vicenda. Vai, 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 bello il tuo riparo, faccia di merda. Possiamo proseguire. Tanto tra due minuti i nemici... Oh no. C'è vento dentro. Lo sciame non finisce mai. Sì, e quell'eruzione sta peggiorando. Secondo te perché si chiama sciame? Non sappiamo quanto sarà lunga la tempesta. Oh, granate. Azione. Bella. A riparo. Attenzione, larve. Ma io tipo me la corro, non posso correre. Ok, questa è la parte che si vedeva nel trailer, nella presentazione. Eliminateli. Merda, si è nascosto. Non ha visuale. Qualche idea? Cioè, quindi hanno mostrato una parte praticamente alla fine. Non so cosa stia facendo. Ah, lo vogliono lanciare. Che stai facendo? Quell'affare fuori uso da una vita. Ah, una catapulta, tipo. Appena tentare. Sì, effettivamente. Boh, poi non capirò perché le granate mi feriscano e basta. Cioè, non fraintendermi, non volevo morire e dovermi rifare tutto. Mi scasso anche il cazzo, ma... Salite su quella bestia d'assalto. Vai, ci voglio salire io. Ehi! Ah, da qua dietro si sale. Vediamo come se la cava. Faccio ancora. Proviamo a fare così. Sfrutta il vento. Sì, avevo capito, semplicemente non l'avevo caricato. Così? Falcon.
tutto inutile. Ancora? Torretta distrutta. Ok. Meno male che ho sparato un altro colpo. Fammi indovinare, il nostro ponte. Non è che ha ammazzato anche i tizi? Andiamo! Sì, sono io questo. Non l'ho fatto apposta a incastrarmi lì. Corri, corri, corri. C'è vento? Cioè, lo sapete. Bello, mi piace. Battuta di merda. Chi è stavolta? Del. Me lo sento. Marcus. Dentro, dentro. Accomodatevi all'interno. Fantastico. Andiamo con la tempesta e iniziamo con lo sciame. Attenzione, cecchino! Ma tipo se ne va un po' a fanculo sto cecchino. Screamer. Chi è? Mi mancano i Cantus. Chi era lo Screamer? Cazzi, dobbiamo andare, la tempesta sta peggiorando. Occhio, c'è un nido. Vai, vai, quei tubi mi piacciono. Vai, vai, come penso? Perfetto. Vabbè, l'ho chiuso il nido però. Mi stanno sparando da sinistra, mi sa. Va bene così. Questi qua sono appena usciti, sono ancora nudi. Vai. Ciao. No, 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 no. Ok, ok, ok. Di qua. Veloce, veloce. Ui. Corri, corri, corri. Corri? Sì, salvo. Qualcuno venga a darmi una mano? Qualcuno? Grazie, Marcus. Restiamo un po' qui dentro. Che ne dite? Io non mi opporrò. Sì, ma in realtà non è ironico. Forse la corrente non arriva. Dobbiamo risolvere la cosa. Se la sottostazione è scollegata, lo è anche la torre radio che ci serve per chiamare. In sto gioco siamo elettricisti, idraulici, soldati, comici certe volte. Basta che ci muoviamo. Ma dove stiamo andando? A fare in culo. È una base COG? No, una città. È abbandonata da decenni. Bello. La torre radio funzioni con o senza corrente. Ehi papà, dai un'occhiata. L'interruttore devi all'alimentazione centrale. Dov'è che non andrà? Bene. No, tutta. Noi che Spire abbiamo la corrente. Bello. Facciamo quella telefonata. Fammi indovinare però, altri nemici. Davvero non volevano che nessuno arrivasse qui. Qua. Ehi, i trasformatori mi hanno dato un'idea. Vedi se riesci ad estrarre i nuclei dal pannello di controllo. Ma che pro? Un paio di colpi su quel nucleo dovrebbero bastare a sovraccaricare il sistema. Perché? E libererà il passaggio. C'è l'esplosione? Basta che ti muovi. Cioè, idea un po' del cazzo, onestamente. Porca vacca! Ok, papà, è ovvio che l'hai già fatto. No, ma quale?
Reference quasi sicuramente che non ricordo al momento. Passata quando usciremo da qui. È evidente che la fortuna non ci sorride. Vabbè, siamo ovunque. Marcus, questo tuo rinforzo, sei sicuro che ci aiuterà? Sapeva che avrei potuto avere bisogno di lui. Sono curioso di sapere chi è. Non ci resta che aspettare e vedere, no? Sì, ci muoviamo. Faccio prima prendere il mio cellulare a chiamare. No, basta, i cecchini non fanno... Non sono alquanto utili. Magari divertenti, ma non utili al momento. Bello, l'amico. È quello che aveva detto al manoscrito. Mia madre. No, sua madre non è. Dove deve stare? Kate, non ascoltarlo. Dimmelo subito, dov'è mia madre? Il cammino per arrivare da tua madre passa da me. E lo voglio massacrare. Quindi ricomincia un'altra trilogia dove il primo boss è tipo un ram, il boss finale. Bello, sembrano due testicoli quelli casualmente. Non mi ricordo come si chiamavano sti qua. Carino. Quindi abbiamo una boss fight veramente. Zwarmark. Fate fuoco sulle croste. Quali sarebbero le croste? Non so quali siano le croste. Ripeto. Aspetta, il trasformatore. Ancora? Rianima, rianima, grazie. Vabbè, andiamo al piano di sopra e vediamo. Allora, senti, abietto dei miei coglioni. Trasformatore aperto, dobbiamo sparare al nucleo. Non lo vedo. Ah, quello sotto di me. Sto mettendo un'ora ad andarlo a cercare. Aspetta. Da qua va? Sì. Posso comodamente spararlo da qua. Bello. Cioè, in pratica stiamo sparando ai brufoli. Schifo. Lì sulla gamba, lì sulla gamba, vai, vai. Eh? Ah, è indistruttibile, quindi. Vabbè. Erano solo due? Vabbè, intanto lì ci sarà l'altro. Non è molto difficile capire cosa bisogna fare. È guidatissimo. E mi va anche bene, tra l'altro. Voglio vedere la storia come prosegue ora come ora. Perché prima aveva sparato così tanto velocemente? Ok. Non le vedo. Ok, lì. Una sola. Ce n'è ancora una di là di bolle. Ma non vedo altri trasformatori. No, giuro, non vedo altre bolle o altri trasformatori. Là. Dai, 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 dai. Non tutti i colpi vanno a segno. Dai, dai, dai. Ci penso dopo le larve. Ve ne andate, ve ne andate. Ok. Dai, dai, anche questo. Marcus.
Ah, questo è un trasformatore. Trovo un altro interruttore. Non indovinare. No? Ah, sì. Sembrava strano che non fosse così. Nucleo esposto, colpiamolo! Vediamo se ci metto meno con un fucile a pompa. No, cambia un cazzo. Anzi, mi sembra di metterci più. Ora sparate alle bolle. Sì, quali? Uno lì dietro. Bella lì sulla schiena però, Guarda che pustolo, che schifo. Là. Beh, però esce comodo, l'ultimo coso dovrebbe essere da quel lato, ammesso che ce ne sia. In folle secondo me sto coso ti ara. Cioè vabbè, non fa un cazzo a dire il vero adesso. Suppressing, suppressing. Non lo sai? Palle. Là. Vuoi esplodere? Ok, perfetto. Andiamo ad attivare l'ultimo. Questo qua arrivava a segarmi subito. Ok. Tra un attimo, prima devo vedere di non morire. No, 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 ok. No, 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 no. Qualcuno, Marcus? Veloce? Resisto, ma tu veloce. No, no. Perché non posso attaccarmi a sti muri? Kite, Marcus, qualcuno. Veloce, vai Kite, ti ho visto. Grazie. C'ho minimamente voglia di rifarmi tutta sta parte. E tu hai già rotto i tre quarti di minchia. Ci penso io. Dà più fastidio il Sion lì che è il boss. Sì, ma lì sotto al mento proprio. Sembra che c'ha tipo il mento a culo. Mi ricordo come si chiama il mento a culo, vabbè. Chiamiamolo mento a culo. Dai. Schifo. Dai che lo stiamo per ammazzare? Vabbè, senza anche una mano, un po' stronzo anche lui, Voi dello sciame siete connessi, Molto bene. Allora, trasmetti questo messaggio. Ci riprenderemo mia madre e vi faremo esplodere dando fuoco a quel fottuto alveare. Dai. Oh. Che piacere. Ma lo devo chiamare qualcuno? Pronto? Quanto ami le nostre chiacchierate, adesso ho da fare. Hai detto che non so cosa sta succedendo. Allora, perché non mi illumini? Forse qualcuno ha capito che i qui presenti non affrontano l'esercito COG per divertimento. Meglio tardi che mai. Ecco la mia proposta. Andiamo tutti a Nuova Efira e voi mi spiegate esattamente che succede. Tu li hai visti, non è vero?
Non è una riunione di intelligence, tenente. Sì, è piuttosto ovvio. Quello che è ovvio è che i miei sforzi di tenere unita la nostra società sono l'unica speranza contro quello che c'è là fuori. Tu credi davvero alle cazzate che ti escono dalla bocca, non è vero? Meno male, perché sei l'unica. Tenente! Non sono il tuo cazzo di tenente! JD, che succede? Bello! Cosa? Prendiamo con calma.